Sono qua. Una misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di tre indagati, tenuti responsabili di numerose truffe ai danni di persone anziane e persone in stato di bisogno. In Mamma, particolare, voglio nei confronti stare di una qua. donna di 38 anni, residente a Eboli, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre nei confronti di un pensionato di 71 anni, residente a Salerno, e di un avvocato di 46 anni, residente a Eboli, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno consentito di accertare che gli indagati, insieme con altri complici, avevano posto in essere tra la città di Salerno e i comuni della Piana del Sele numerose truffe, tutte in danno di persone anziane o in stato di bisogno, per un danno complessivo di circa 120.000 euro. I carabinieri della stazione di Vicola, durante i servizi per contrastare i furti di motociclette, hanno scoperto che 5 moto di lusso rubate di recente a Napoli e provincia erano nella disponibilità di un meccanico 34enne del Ghana, residente a Qualiano. Le moto sono state trovate nel suo garage di Vicola. Per sottrarsi alle operazioni, il 34enne ha spintonato e colpito a calci e pugni due carabinieri, provocando loro contusioni guaribili in 6 giorni, ma è stato comunque immobilizzato dopo una breve colluttazione. Fatto in arresto per ricettazione, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato tradotto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato nel comune di Napoli, nei pressi di via Aquileia, un capannone industriale adibito a discarica abusiva di calcinacci e materiali di rifiuta. In particolare, i militari del primo gruppo di Napoli, nel corso di un'attività info-investigativa scaturita dal monitoraggio di alcuni autocarri carichi di materiali provenienti dalla demolizione edile, hanno individuato un capannone industriale all'interno del quale erano stoccati circa 1.000 metri cubi di rifiuti speciali, pari a quasi 1.500 tonnellate di materiali provenienti dalla demolizione, da scavo oppure residui della lavorazione di materia prima, nonché un autocarro, una pala meccanica utilizzata per gli spostamenti dei rifiuti e un grosso automezzo impiegato per movimentare materiale di rifiuta. Due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in violazione del testo unico ambientale. I nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno dato esecuzione tra la Campania e il Lazio, nelle province di Napoli, Caserta e Latina, ad un provvedimento di sequestro di prevenzione nei confronti di un ingente patrimonio del valore di oltre 35 milioni di euro, riconducibile all'imprenditore edile Antimo Morlando, attualmente detenuto, personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Napoli su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia e ha riguardato beni mobili, immobili, società ed apporti finanziari riconducibili a Morlando, ai suoi familiari, nonché a prestanome, un patrimonio che, secondo gli inquirenti, è stato nel tempo illecitamente accumulato. I carabinieri della stazione di Casoria, alla persecuzione a Crispano, a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Firenze a carico del 54enne Antonio D'Ambrosio. L'uomo dovrà espiare la pena residua di 7 anni, 10 mesi e 6 giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio e rapina in concorso commessi nel 2012 a Firenze. Dopo le formalità di rito è stato tradotto nella casa circondariale di Poggio Reale. A Castellammare di Stabia, in via Supportico, i carabinieri della locale aliquota operativa hanno arrestato in flagranza per detenzione di droga a fine di spaccio Luciano Verdoliva, 65 anni, già noto alle forze dell'ordine, detenuto affiliato al clan D'Alessandro, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 35 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, nonché 130 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività illecita. Un guasto alla linea elettrica tra Ercolano e Napoli ha causato difficoltà questa mattina ai viaggiatori della Circumvesuviana. Si è verificato un calo di tensione lungo la tratta e temporaneamente è stata bloccata la circolazione dei treni in entrambi i sensi di marcia. Il guasto potrebbe essere stata una conseguenza del violento nubifragio di ieri sera.
sorrento sanno